Ehi tu, se sei nuovo, iscriviti e attiva la campanellina per non perderti nessun prossimo mio video. E buona visione! Siamo in questo nuovo video Batman Arkham Knight parte 2 insieme a Bendy, ovviamente l'aspettatore da Sharplay, credo che si senta. Comunque andatevi a vedere la scorsa parte se vi la siete persa. Io ho cambiato la skin, ho messo una molto più bella, eccola qui. Sempre cosa uguale, solo che il petto è diverso. No, era più secco quello lì. Bene, se vi siete persi tutte le cose andatevi a vedere il video l'altra volta. Lo sai, è proprio è uguale, infatti è la skin del gioco questa, è bellissima. Ma comunque fai quello il sondaggio, vero, piccolo sondaggio ragazzi. In questa serie, lo so che il gioco è stravecchio, però a me piace riportare i giochi anche vecchi. Sapete, lo tenevo così e quindi ho detto dai, portiamolo, perché no? Purtroppo non ho iniziato dall'inizio, ma ho iniziato dal 7%, quindi già una buona percentuale, poi. Però ragazzi, il problema è il finale serie, che è un po' creepy e non so se riesco a farmelo. Ma con la mia simpaticità può essere divertente. Appunto, un po' di simpatia ci vuole, ragazzi. Ma dai. Un po' di I believe I can fly. Nella città c'è bisogno di Batman, come un segreto, il cavaliere nero, fratello di Fortnite, con le sue piscine. Non dai proteggere nemmeno i tuoi. Ciao! Comunque comprare un po' le pubblicità su Instagram, un po' di dirti qualcosa, poi Batman si sì. No. Ma c'era una cosa di no, perché? Mi ero imbrogliato con i comandi. Figo. L'ho visto un pochettino, però non me lo ricordo. È creepissimo il finale. Cosa devo fare? Stazione pullula dei miliziani del cavaliere di Arkham. Devono neutralizzarli e trovare la via d'accesso che usano per il... Come faccio? Devo farmi fuori una marea di gente! Spera, come si disabilitava quella cosa? No, mi attirerebbe! Lo so, mi attirerebbe! Proviamo ad andare lì. Facciamo una cosa, mi cerco di avvicinare il più possibile. Se non mi sbaglio dovrebbe... appunto, vedi? Ma dovrebbe succedere una cosa. Cielo, eh. Ah, ecco perché non funziona la televisione. Ecco! No, ha rapito Catwoman!
Aspetta, mi devo... Aspetta, ascoltiamocela tutta, avviciniamoci. Ma cazzo, almeno per una volta è stata... Mori, ti sgozzo! Sì. Oh no, l'enigmista. Senti, ci ha rotto un po' le scatole, ciao. Addio. Sì, poi è una... comunque ci sono le missioni secondarie, che poi farò una piccola serie a parte, salverò una piccola playlist, tranquilli. Poi la sigla ne ho una nuova per questa serie, tranquilli. Cioè no, per me no. Ragazzi, state molto attenti se siete sensibili, perché adesso arriverà un jumpscare. Cazzarola, che paura! Infarto! Mi è venuto un fottutissimo infarto! Dio! Dio mio! Non me lo ricordavo! Io me lo ricordo, lo so che era, ma... Ah, aspetta! Oh Gesù! Lo rimetterò a rallenti, se non lo volete vedere andate avanti! Ma mio Dio, ragazzi, che paura! È un creepypasta quel coso! Tranquilli, vi farò dormire con le canzoncine di Bendy. Ma quello è in basso. Ciao elicottero. Ciao torre. Ok, un indovinello, gente. Come lo chiamate uno? Che fa fuori? Come si chiama? Ciao! Ecco come. Ciao Riley. Non capisco. Facciamoli fuori, sono disarmati quei. Oh, ma vuoi scendere un anni? Na 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 na. Ciao, apro le porte. Ciao, apro un'altra porta. Yikes. Credo una battaglia adesso. Osserva il mio sederino. Il mio sederino. Il mio. E che abbia anche una scusa pronta. Morì. Ma no. Ti salvo, ti salvo, vieni qua che ti salvo. Stai bene? Benissimo. Quale ragazza non sogna di fare da esca per il suo prode cavaliere oscuro? Bello. Ce ne andiamo. Beh. Andiamocene. Ah, entrambi i concorrenti sono qui finalmente. Eh? Stasera gente. Oh! Ma prima devo presentare i miei splendidi assistenti. Aspetta. No, posso diventare anche Catwoman. Riesco a scrostare dalla ghiacciata. Ciao, sono Catwomina. Ma Oh.
Mi fa malissimo la gola. Sono sicuro che ti sei divertito. Ma stanotte non sarà così. Ma non tanto. Anzi no, Batman è più forte anche per i suoi gadget. Sì, però facciamo capire un po' di storia. Allora, ve lo spiego in poche parole: che tu ha un collare e noi dovremo fare delle sfide per toglierlo. Infatti è un gatto. Ma dovrebbe essere. Ma Batman in usci. Ciao, ci vediamo. Fammi aprire questa porta. No, non ho preso il controllo dei ponti. Ottimo lavoro. Ti contatterò quando sarò. Come Google 3 istinto. Ciao. Oh shit. Andiamo al suicidio. Un bel bagnetto. Ma non ne ho tanti, ne ho pochissimi. Ah sì, piccola pausa. Piccola pausa finita, ragazzi, e continuiamo. Piccola pausa, ero andato a mangiare. La peppina. Bene, vabbè. Controlliamo un po' gli obiettivi. Sembra bello che alla fine del gioco puoi usare diversi personaggi che ti hanno aiutato, tipo Catwoman. A Catwoman si può usare, ti ricordi? Ah giusto, devo andare alla storia. Mi dirigo al Mercy Bridge per seguire il veicolo del cavaliere di Arkham. Shazam taroccato. Ogni clip durerà tipo un'ora, quindi mezz'ora ogni. Penso mezz'ora ogni episodio. Ogni episodio. No. Porca Amelia. Amelia, ho detto sì. No, non tanto lungo. Diciamo che è la giusta trama. Una trama con bella suspense. Mandy, prometto che se tu mi aiuti a guardare tutto questo gioco oggi, guarderò tutto Assassin's Creed Odyssey. Ok, me l'hai promesso. Aspetta. Cosa? Non ce ne frega, pizzo, che ci vale male. Io sono per guardare te, capito? Ah sì. Bendy gay. Bendy kebab. Si vola. Nope. Yikes. Nope. Quiii. Sì, mi piace Assassin's Creed Odyssey. È il mio primo Assassin's Creed. Alfred, sono sul ponte. Curati, mossa. Devo avvertirla che c'è una considerevole presenza di miliziani più avanti. Ricevuto. Sono riuscito ad accedere ai file ai quali Miss Gordon stava lavorando prima di essere rapita. Avrebbe trovato il punto debole dei Drunis. Un colpo diretto con il cannone Vulcan contro i sensori dovrebbe distruggerli in un colpo solo. Quello è sempre Ryan, il movimento che spari. Ton 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 ton. Batman ta. No, ma si sparano da soli. Mor. Mor. Don 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 don. 38.
No, no, non si può mettere, non si può mettere. Sterminiamo una città, vai, vai, vai. Oh, come do... Come ti permetti? Ti massacro! Muori. Oh shit, run. Run, run, run for life. Devo andarmene, ok. Perché c'è una bella... Ah, io devo ancora usare lo scanner, è vero. Porca meglio. Sì. Adesso sarà un po' velocizzata. Appena in su riuscirò a provare. Con tutte queste armi lo imbottiamo di piombo. Le armi non lo fermeranno. Così tante sì. Vai via. Ma hai capito i dialoghi? Stanno rapendo un cristiano. Quindi dopo devo andarlo a salvare. Dopo. Non mi hanno notato. No. Mamma mia, con quel 3 istinto Batman. Bam! Headshot. Di Man-Bat e Batman, di tutti e due l'abbiamo visto. A proposito, pochi. Ho perso un drone. Insomma, quando metti il jumpscare, tu metti il jumpscare 3, 2, 1. Sì. Tra, ok, no, perché no, sinceramente sti cristiani non li voglio far mettere paura. Ah, me lo ricordo, sta parte è troppo bella. No, sta parte è bella. Ma bellissima nel senso troppo. Il cavaliere di Arkham deve aver portato l'oracolo altrove. Avrà lasciato qualche traccia. Devo esaminare il veicolo più da vicino. Vero, devo usare lo scanner. Peccato che prima quel tizio c'ha. Rip. Sì, ha fatto tartatta. Aspetta. No, aspetta. No, aspetta, la macchina è vuota. È vuota, ma... Ma da lì esce un tizio. Appunto, aspetta, da qui, da qui. Da quando si schianta. E poi esce un tizio. Aia. Utilizzo per controllare la sua mossa, quello che ha fatto. Niente. Ecco. Tan 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 tan. Si dovrebbe trovare. Ecco, vediamo cosa farà. No, niente. Perché sento io il rumore degli illuminati? Vabbè, hai annullato, niente. Niente, di che? Va bene. No, perché pensavo che dovevo scannerizzare. Ma qua dentro non c'è nessuno. Guidiamo!
sorpresa la persona che guidava. Sei tu. Questo si spiega tutto. Ma per me, secondo me, non è solo un'allucinazione di Batman. No, no. Questa no. Non riesco a trovare. Aspetta. Da qua. Che posso andare? Qua ci sarà la persona. Controlla. No, ma. Batman si sta innervosendo. Ma non c'è nessuno. No, devi trovare. Devi. Per me. Per me devi controllare appena sbatte e esce il tizio. Magari c'è dentro il tizio appena. La tizia. La tizia. Oracle vorresti dire. Tutto ok, qui, siamo all'inizio. Sì, vediamo la scena quando viene quando viene ecco dal pezzo. Entra nella macchina per entrare nella macchina un po'. Sparta! Ah! Oh no, mi ha impiccato il vetro. Ma proviamo bene. Ecco, adesso dovrebbe arrivare. Aspetta, Batman si sta innervosendo, gli faccio fare qualche salto. Ok. No, sai, veramente Batman si può innervosire. Inizia a dire basta. Sto qua da 3 ore, dice. Dove lo dice? Ma lo sai che ogni momento è fondamentale perché fa vedere una parte in particolare. Non riesco a trovare niente. Aspetta. Forse indietro. C'è qualche. Non posso andarmene se non ho un modo per rintracciare Oracle. Prima okay, devo trovare boom. Un modo per rintracciare. Ah, se ne vola. Lei non era in macchina, però. Andiamo più. Allora, osserviamo zona pian piano. Boom. Ok. Qua fai un taglio. Sì, ma lunghissimo. Non trovo niente. Oracle? Ah! Analizzo. Guarda la faccia del tizio. O la tizia. Niente. Scannerizzo qualsiasi cosa, se tipo mi trovo basta, ho finito. Niente. Cosa vuol dire mi trovo basta? È una persona. Tracce di spray al pepe sul lato destro del viso del conducente. Oracle probabilmente era sul sedile del passeggero e ha provocato l'incidente. Furba. Devo controllare la zona in cui era seduta. Hai visto? Tranquillo, Batman. Adesso. Yex. Togli che abbiamo trovato la prova. Allora. Di chi era? Ok. Una femmina. No, è una femmina. Quella lì dietro è una femmina. Dove è seduta lei? Scansione. La porta è stata divalta nello schianto. Se riuscissi a ritrovarla potrei ricostruire esattamente l'accaduto.
Ok, la porta. Boom. Velocizza. Dove c'è il dettaglio, velocizza. Porta. Ah, la porta se n'è proprio volata. In su qua veloce. Ecco lì, lì, lì. Dove? Guarda qui, guarda qui. Tra queste cose c'è un c'è qualcosa. La porta. Avvicinati. Eccola qua, la porta. Divelta di Netto e Cardini. La portiera si è aperta prima del tutto. Ora con le uscite. Ecco. Devo esaminare la ricostruzione. Localizzare dov'è atterrata. Non posso andarmene se non ho un modo per rintracciare Oracle. Usiamolo. Quella lì che è stata rapita, ancora lo devi capire. Ma è bello quando gira. Arrivo. Oracle ha abbandonato il veicolo prima del mettila dell'indietro per farla girare. Ah, guarda. Ah, è vero, perché lei è disabile alle gambe. Oh, shit. Si è fermata qui. Qualcuno le ha sparato. Devo esaminare il punto d'impatto per trovare prove balistiche. Cavaliere. Ma il bello come entra. Michael Jackson. No, no, è bello come entra. Proprio se ne strafrega della porta. Guarda. Il calibro dell'arma corrisponde a quella del cavaliere d'arca. La e la velocità d'impatto indicano che chi ha sparato è alto quanto lui. A questa distanza non poteva mancarlo. Un colpo d'avvertimento. Hai visto che è yikes, yikes, yikes. Non mi tornano i conti. Oracle sapeva di non poter fuggire. Perché ha causato l'incidente? Deve aver lasciato un indizio. Ci fermiamo così. No, no. C'è una piccola cosa che la differenzia. Ok, allora lei cade. Si gira, si guarda intorno, dice che cacchio ci faccio qua. Esce il cavaliere. Lei. Ui. Serio, adesso fai serio, per dire. Facciamo serio adesso. Boom! Che botta! Insomma, ah! Velocizzerai, poi velocizzerai che ci vuole tanto. Lo sapevo. Lucius, Oracle mi ha lasciato questo scrambler sul luogo dello schianto. Decifra i dati così da localizzare. Ciao, vai via. Andate via.
Bello. Qualcuno ha acceso un simbolo di Batman in fiamme sul tetto del negozio di Gandhi. È un segnale unanime. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi.